iniziato, comunque, come è nato Gallifo? Il nome? Sì. Allora, inizialmente, cioè, mi chiamavo Fobia. Ho incominciato tipo da ragazzino, rappavo con i miei amici così al parchetto e imbrattavo i muri, era l'epoca del writing, erano sempre sporchi di vernice, andavamo in giro a imbrattare così e taggavo appunto Fobia. Poi col passare del tempo, piano piano crescendo, abbiamo formato il gruppo, io, Ernia, Maite, Fonzi, Troop d'Elite, e entrando in contatto con Gue Pequeño in una delle riunioni stavamo parlando così e Gue mi fa: zio, Fobia è troppo mi fa, è troppo da freestyler, il parchetto così, eh? Perché non fai Gali Fo? Perché tutti mi chiamano Fo, per accorciare Fobia, no? Allora iniziai con Gali Fo. Ok. È il mio nome vero, sì, Gali. Sì. Ah, ok. E poi sei appena uscito con un disco, Leader. No, ah, no, Mistape, scusate, Mistape. Il disco deve ancora uscire. E altri. Di cosa, perché il titolo Leader comunque? Ma Leader perché nella mia infanzia e così, in compagnia sono sempre stato un po' quello. Punto, ma, di riferimento? Sì, un po' il punto di riferimento, ma ha dei pro e dei contro, nel senso che ero un leader anche davanti alle discoteche quando facevano entrare tutti tranne me, capito? Cioè. Mi sono sempre visto così, anche i miei amici mi hanno sempre visto come quello che un po' spiccava di più, ma dalle cose piccole alle cose grandi, cioè nel senso anche per organizzare una serata, capito, ero io, ma che magari chiamavo tutti, o sì, uscite, sì. Bla bla. E è stato un po' il mio ruolo, ah, okay. Nella compagnia. Siccome comunque tu hai una storia dietro, abbiamo visto anche i tuoi video, che consigli puoi dare comunque a uno che volesse iniziare a buttarsi nel mondo dell'hip hop? Ma innanzitutto penso che, cioè, vuoi veramente, cioè, devi veramente provarci, cioè ci devi scommettere. Se ti vuoi buttare davvero, devi, cioè, non so come dire, vabbè, tanto. Tu sei super tanto. Allora rifacciamo, ripeti la domanda. Ok. No, fai imbracchiare. Allora, che consigli puoi dare comunque chi vorrebbe iniziare a buttarsi nel mondo dell'hip hop? Allora, innanzitutto devi avere voglia e ci devi credere. Basta, cioè penso che basti crederci e metterti, cioè ti devi mettere sotto davvero. Scrivere, freestyle. Osservare la tua situazione, quello che hai intorno, giocare un po' sul personaggio che potresti essere, perché ognuno di noi è una realtà che esiste, sì, no, quello, cioè, ognuno di noi è un esempio per altri, capito? Ci sono tanti che si rispecchiano in me ma non in te, quindi riuscire a crearsi e raccontare quello che hai intorno, perché tanti si possono rispecchiare, puoi aumentare e continuare. E i tuoi progetti futuri musicali? Ma se per ora puoi accennarcene qualcuno? Per ora io da solo sto scrivendo, sto facendo un po' di robe. Aspettiamo l'uscita del disco, deve uscire il disco prima di tutto, Troop d'Elite, e basta, aspettiamo che esca. Poi le ultime tre domande, poi ti lasciamo stare. Adesso c'è stato un boom dell'hip hop, tu cosa ne pensi di questo boom che è avvenuto dell'hip hop in Italia? È un bel boom, sì. Bisogna dire, non dimenticarsi che dobbiamo ringraziare il web. Sì, no, quello è assolutamente stato il mezzo migliore. Esatto, è un
mezzo di comunicazione potentissimo che arriva a tutti. Sì, la nuova generazione proprio è lì, è sul web. E penso che sia grazie al web ed è un po'. È la nuova generazione che giustamente è a passo coi tempi. E ci sono un sacco di canali adesso in TV che portano, che trasmettono hip hop e la cosa sta andando. Poi l'ultima, penultima, cosa pensi comunque di canali come il nostro che comunque serve a far emergere gli artisti, sono come te comunque che sono già emersi, comunque a dare consigli? Ma sul vostro canale sì, intendi? Sì, o anche dei consigli che puoi darci per migliorare il canale. No, è una cosa positiva perché date sia voi l'occasione a magari i ragazzi di raccontare quello che pensano, anche perché magari c'è ogni tanto qualche fan che, capito, ha qualche domanda che vorrebbe farti, voi siete qua comunque a farle, che possono arrivare. Okay. Ultima domanda, che questa è una curiosità mia, adesso vediamo il video, vuoi lo zio? Volevo chiederti com'è nato comunque questa, che a me piace un bordello, com'è nato comunque? Vuoi lo zio? Sì. Vuoi lo zio è una frase usata da noi, cioè essendo di periferia, molto spesso, ma ormai c'è, cioè, dappertutto, è uno slang che così nasce nelle compagnie. È uè lo zio, cioè arriva il tuo amico, uè lo zio, ti appasso, passa la casa. No, è un po' così. Non so, magari da voi si dice. Sì, no, ma anche da noi, cioè, bro, si dice. Uè lo. Uè bro. Bravo. Sì, sì, anche noi fra, però bro, uè lo zio è proprio. È stato uno slogan. Vabbè, bello, ti ringraziamo. Grazie a voi. Bello. Era proprio una cosa che dopo poi ci agganci i video e cose. Bello. Cioè, quello zio è proprio una cosa pugliese. Sì.